Ok, sì. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati, ciao a tutti. Un passo indietro, un paio di settimane fa contro il Parma, lo riguadagniamo con gli interessi. Sì, no, con gli interessi. Che cazzo vuoi? Passo indietro, sì, ho capito, ma stavamo a tocchi, non ce la facciamo più. Quello che cazzo te pare, fatto sta che l'hai persa, oggi la vinci oggi. E risistemi un po' la situazione dei classifica. Ma vinci giustamente, perché comunque la partita col Brescia, diciamo che non ci ha mai avuto un senso, tranne nel primo tempo, dove comunque abbiamo avuto parecchie occasioni. Sì, ma non tiravi in porta, tanti calci d'angolo, ma non riuscivi a finalizzare non l'azione. Non concretizzavamo. E io mi stavo a preoccupare. No, guardando no, la fine del primo tempo, no. Mi stavo a preoccupare, perché dico, mannaggia la miseria, se continua così, questa finisce 0-0 o ci inculano agli ultimi secondi. Io preoccupazione sinceramente mai avuta. Poi nel secondo tempo, infatti, la Roma entra con un altro spirito completamente, la sblocca Smalling sul calcio d'angolo e poi fornisce altri due assist praticamente, perché poi sviluppo del secondo gol con palla di Kluivert, la mette in mezzo Smalling di testa e Mancini da attaccante vero fa il 2-0 e poi arriva il 3-0 sempre sul calcio d'angolo, quasi in fotocopia. Ma c'è da dire che nel secondo tempo praticamente ne abbiamo fatti 5, perché due ce li hanno annullati giustamente, uno per fuori gioco e uno perché la palla era uscita. Sì. Ne hanno annullato anche uno al Brescia per fallo di mano, non mi ricordo di braccio di Aie. E va bene. Adesso Verona appena ha vinto il Verona. Verona vince, senti, io darei un'occhiata alla classifica a questo punto. Perché quegli infami dei Trevisani e Adani sono dei gufi di merda peggio di noi. Peggio di noi. Perché che cosa hanno detto mentre stava finendo la partita della Roma? La Roma che ha recuperato la Lazio, perché la Lazio sta pareggiando contro il Sassuolo. Manco per cazzo. È arrivata l'inculata, perché la Lazio se l'è portata a casa 1-2 con Caiseto che ha segnato all'ultimo. Al 91esimo. Quindi la Lazio non l'abbiamo riagganciata manco per il cazzo. Comunque c'è da dire, la Lazio quinta vittoria consecutiva. Cioè almeno da qua sono 5. Minchia. Ne vedo e non riesco a vedere quelle prima, sinceramente non mi ricordo. Sono ma 27 le ultime punti, terzi in classifica, noi comunque ce ne abbiamo le 25. Le ultime 5 le ha vinte. Noi ce ne abbiamo 25, quindi insomma due punti in meno siamo lì, in attesa del Cagliari questa sera. Ma la notizia importante è che abbiamo guadagnato altri 2 punti sul Napoli e 3 sull'Atalanta. Atalanta che ha perso con la Juventus e Napoli che alla fine ha pareggiato con il Milan. Diciamo che li abbiamo guadagnati anche sul Milan. Dobbiamo aspettare il Cagliari questa sera che gioca. È stasera? È stasera contro il Lecce, okay. Secondo me vincono. La schedina è andata a puttane per colpa solo del Verona, perché noi abbiamo detto o pareggiano o al massimo vince la Fiorentina. Invece vaffanculo alla Fiorentina. Va bene, ma a parte questo, vogliamo parlare rapidamente della prestazione della Roma, perché ripeto, primo tempo non mi hanno convinto, anche se ci abbiamo provato, ma li vedevo un po' spenti, un po'. Forse dovevamo prendere le misure a questo Brescia che comunque no, non credo sia nel stato... primo tempo il Brescia ci ha avuto un atteggiamento abbastanza aggressivo, comunque come ha detto Fabio Grosso prima dell'inizio della partita, se vai a Roma per difendere la partita no, certo, perdi in partenza, perdi, quindi ci hanno provato, sicuramente ci hanno provato. Primo tempo non mai mi è piaciuto tanto. Pericolosi però, sì, però Brescia tempo... mai stato pericoloso, non l'abbiamo mai avuto, no. Cioè a parte mi ricordo un tiro d'Endoi, se non mi sbaglio, ha fatto una bella parata Paolo Lopez con la mano di richiamo alla para, però sinceramente mai visto grosse difficoltà da parte della Roma, quindi secondo me vittoria strameritata, 3-0 che c'è sta tutto. Sai perché Smalling ha fatto tutto sto macello? Perché ce l'ho contro il fantacalcio. Vabbè, certo. Ma tipo Roma non me ne frega un cazzo. Va benissimo. Ha fatto così. Un gol e 2 assist. E va, va bene lo stesso. Non mi incazzo per questo. Mi incazzo perché gli ha fatto 300. Ho perso 200-0 sta settimana. Mi sono rotti i coglioni. Ci ho tutti scocciati. Ripetiamo Smalling, Mancini e Dzeko. Sul secondo gol non hanno dato l'assist a Smalling. Cambia poco. A me a livello di fantacalcio. Però insomma, vabbè ragazzi, prestazione maiuscola di Smalling in fase offensiva quest'oggi. Tra le tante critiche è arrivato, perché parecchi hanno detto ma è uno scarto, là non gioca più, non gioca mai, è vecchio, è vecchio, cioè, così hanno detto tutti i colori, hanno detto è vecchio, hanno detto è lento, 30 hanno detto, anni il giorno stesso hanno detto che c'hai Tarzanelli in testa, ma quello è vero. Quelle sono cose estetiche, sinceramente non ce ne frega un cazzo. Ragazzi, alla fine, fino ad ora, sicuramente non sta facendo rimpiangere Manolas. Un Manolas no. Che nel Napoli qualche difficoltà la sta avendo. La tra sta trovando. Una cosa e un'altra. De conseguenza, andiamo avanti, cerchiamo di vedere come potrà evolversi questa nostra stagione. Per il momento posso permettermi di dire che sono soddisfattissimo.
Primo perché siamo quarti in classifica. Al momento siamo quarti, come ho detto prima. Siamo aspettiamo in il Cagliari. Piena zona UEFA Champions League. Ah, c'hai ragione, se vincono vaffanculo non ci stai. Dobbiamo più aspettare. Però comunque diciamo, Siamo lì, ce la stiamo lottando. Stiamo tenendo dietro squadre tipo Napoli, tipo Atalanta, che l'anno scorso ci sono arrivate avanti e che sono particolarmente attrezzate. E quindi per il momento va bene. Vediamo come si evolverà. Vogliamo sapere da voi. Vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa partita. Sì, esatto. Se volete post partita Sampdoria Udinese, non so se faccio in tempo a farlo, perché oggi dobbiamo fare il gameplay del Juventus Atletico Madrid. Lo facciamo subito. Sicuramente Lecce Cagliari lo facciamo, però post partita. Lo faccio io, perché mi sa che io poi non sto a casa. Un casino di quelli esagerati. Dai con la Roma, dai con la Roma. Ci vediamo dopo, dai. Sì, ciao, andiamo pure a bagno.